Ragazzi, vi ricordo il link di Instant Gaming per supportare il canale e trovare giochi a prezzi scontatissimi. Trovate il link qui sotto in descrizione al video. E benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo alle finali. Vi avevo detto che avrei tryhardato malissimo in questa partita ed eccomi qui, pronto a farvi vedere che cosa sa fare realmente Miracle Man. E useremo ancora questa maglia. E useremo ancora questa maglia per non dimenticare. Ma concentrazione, perché voglio vincere, voglio distruggerli. Voglio dimostrare che anche a difficoltà Hall of Fame si può disintegrare la CPU avendo una buona squadra. Poi vediamo cosa si potrà fare. Però ragazzi, lo scorso video avete superato i 1000 like. Facciamolo di nuovo. Piazzatelo ora o a fine video, così lo guardate e vedete se vi piace. Ma arriviamo ancora a 1000 like. Secondo me si può fare. Per questa finalissima vi ho portato tantissimi video in questi giorni. Avete visto che c'è un cambiamento nel canale. Andate a vedere i post della community. Seguitemi sul canale Twitch. Ora si tryharda, ragazzi. Cercherò di fare una delle più belle partite in assoluto di questa stagione. Non mi fermerò davanti a nulla. Se avrò lì l'obiettivo del canestro, lo piazzo. Ora prevedo sicuramente figure di merda. Ragazzi, partita troppo importante. Qua si va sul 4-0. E il cappotto e alzare. Ah, il trofeo. L'anello, ragazzi. Prendere anche l'anello. Tanta roba. Tanta roba. Proviamoci. Miracle Man. La solita giocata da circo iniziale. E poi la frenata per andare per LeBron James. Ancora Miracle Man. C'è un gioco abbastanza buono da parte loro in difesa. Anthony Davis e vai. Così, tranquilli, gioco di squadra. Siakam prova ad entrare contro Anthony Davis che gliela stoppa in faccia. Bello, bello. Mamma mia, Miracle Man qua fa una difesa paurosa. LeBron James, Miracle Man. Ho avuto paura. Però, primo canestro della partita. Vediamo come si smarcano i compagni. Anthony Davis prova da lì. E non sbaglia, attenzione. Altro buon passaggio in uscita. Anthony Davis, riusciamo a vederlo. Ed eccoci qui, con un altro assist importante per questa stagione. Attenzione, ancora. Guardate qua il contropiedino. Miracle Man non può sbagliare. Buccia calaca. Attenzione, perché ci siamo allenati molto per questa partita. Ci siamo allenati molto. Attenzione, Danny. Danny, bella. Oh, non ci credo. Cosa abbiamo fatto? La layup di prima. Signori. E questo è gioco. Questo è Miracle Man. Mamma mia, che difesa su Lauri, che infatti sbaglia. Attenzione. Andiamo dalla parte opposta proprio per cercare dello spazio importante. Tiè, meno male ragazzi. Perché qua non è entrato nessuno, ho dovuto fare da solo, non potevo fare nient'altro. Attenzione, bravissimo. Bravissimo, vado ancora io. C'è lo scatto felino, dall'altra parte c'è Anthony Davis. Spacchiamo tutto, signori. Spacchiamo tutto, 18-10 ce ne stiamo già andando via. Non voglio fermarmi, non me ne frega niente. Non me ne frega niente, questa volta non ci rilasseremo. Non ci rilasseremo, perché spesso ragazzi, io gioco molto con la squadra. Faccio giocare spesso anche loro, i minuti passano. Questa volta saremo sempre pronti a colpire. Loro non vogliono mollare però. Kuzma, guardate LeBron. LeBron, mamma mia, il BJ è Miracle Man. Attenzione.
Palla per Miracle Man. Kuzma. Bam. Ma che fallo è? Allora, vediamo bene, ragazzi, perché a me queste cose qua non è che mi... Ok, non l'ho mai toccato, giusto? Contestazione. Contestazione, belli. Ho detto che tryhardavamo, non vogliamo perdere neanche un'azione, neanche un punto. Replay, revisione. Eccolo qua, Miracle Man. Che non tocca. Gli arbitri stanno guardando a destra. Miracle Man non tocca. Van Vliet. Che fallo è, brother? Che fallo è? Com'è decisione confermata? Ah sì? Va bene. Attenzione. Bella lì. Palla per Miracle Man che brasa tutti. Da! Ma che caspita fa? Rimbalzino di Dema. La palla per Miracle Man che non ci pensa due volte. From downtown. Downtown. Dudley. LeBron. Miracle Man. From downtown. Ancora una volta. Downtown. Ancora altro rimbalzino da parte nostra. Questa volta non mi vede nessuno. La palla invece per me. Vado ancora. Splash. Palla per Dema. In una situazione in cui lui può piazzarla. 18-7. Ve l'avevo detto. Qua non ci fermiamo. Siamo a 40 punti nel primo quarto. Cosa è successo? Palla per LeBron. Completamente libero. Mamma mia. LeBron James. E siamo a 9 assist. Non ci fermeremo. Rimbalzino di Miracle Man che sta tryhardando malissimo. Ancora Miracle Man. Il passaggio tra le gambe per poi entrare dentro così. Attenzione, Caruso. Miracle Man. Dai, l'avevo caricato benissimo. Bam! In faccia a Lauri. Attenzione, palla per Caruso. E beh, cosa fai? Non gliela passi? Doppia rubata a Lauri e schiacciata a due mani. Non ci fermiamo oggi, raga. Adesso basta. Altro rimbalzo per Miracle Man. Passaggio per Caruso dall'altra parte. Bravo Caruso. Ragazzi, la difficoltà Hall of Fame non ha avuto rispetto per anni. Stavolta siamo noi a non rispettare la difficoltà Hall of Fame. Stavolta siamo noi. Bam. E ancora. Prendi la Miracle Man. Ho fatto l'impeto e poi ho tirato completamente libero perché lì non mi ha cagato nessuno. Vabbè, eravamo in contropiede, quindi è normale che non mi caghi nessuno se loro sono in inferiorità numerica, però... C'è ancora Miracle Man. Dai, da lì, porca miseria. Bam! Pusha calaka! And one, signori! And one! Ancora uno! 35 punti, 16 su 21. Ve l'avevo detto, ragazzi. Ne avevamo parlato alla fine dello scorso video e vi avevo detto che oggi mi sarei impegnato tantissimo. Tantissimo. Bam! Non magari al massimo, perché se non gioco nel mio modo, in cui faccio girare anche palle e faccio giocare anche gli altri, probabilmente farei anche 80-100 punti, ma non è il mio gioco. Non è il mio gioco. Sono un play e preferisco giocare con la squadra. Avrò anche fatto un partitone, 36 punti, quello che volete, ma il resto, gli altri, li hanno fatti loro e siamo a 97. Cioè, capite? La palla dall'altra parte adesso per LeBron James. C'era Kuzma abbastanza libero, ma c'è anche Danny, che da lì di solito non sbaglia. Cioè, di solito sbaglia. Con noi. Nella realtà è il suo tiro. Un paio di palleggi che prendono per il culo tutta la difesa, scusate. Ma qua veramente non potevo fare altro. Ancora palla per Miracle Man dall'altra parte per LeBron James dalla media.
Buono, meno male, stava sbagliando, eh? Ragazzi, mi raccomando, ricordatevi il like, perché questa è una delle partite, secondo me, più belle ed esaltanti in assoluto. Li stiamo distruggendo qua, altro spezzacaviglie, mamma mia. Ragazzi, il like per Miracle Man, perché veramente siamo in una partita in cui vogliamo il titolo, vogliamo chiuderla qui, vogliamo distruggere Toronto e portarci a casa l'anello. Sarebbe veramente importante portarlo ai Lakers quest'anno, sarebbe veramente figo per tantissime ragioni. Alla Kobe, pump fake che ci casca. E ragazzi, questo tiro mi esalta tutte le volte. Attenzione, perché è rientrato Miracle Man e quindi ci sono problemi per Toronto. Arresto e tiro. From downtown, downtown, 51 punti. Mamma mia, che scatto felino. Miracle Man ancora, guardate. Merda, voleva entrare, sinceramente, ma prendo io il rimbalzo offensivo. Gran cosa questa, ragazzi, è importante. Ancora Lauri ci rimane un po'. E ancora, mamma mia. Attenzione, Miracle Man la ruba, attenzione. Boom shakalaka, 61 punti nell'ultima partita, molto probabilmente, con la maglia Lakers. Thomas prova a stare dietro a Miracle Man. Miracle si libera molto bene, altra tripla. 64 punti in una partita playoff. E molto probabilmente record. Record! punti, dei quali 64 di Miracle Man. Non esulta nessuno perché siamo fuori casa, ma chi se ne frega. È bruttissima sta cosa climatica, però va bene lo stesso, va bene lo stesso. Sì, che stagione, cappotto in tutte le partite dei playoff, cappotto. Ed ecco qua, Miracle Man, sempre un po' nascosto lì a sinistra. Non alza nemmeno lui. Eccolo qua. Oh! Altro trofeo, l'MVP delle finals. Ragazzi, si festeggia. E questa? Ah, devo pure schiacciare, ma per favore, basta, sto schiacciando più velocemente possibile. Ho detto se abbiamo vinto! Basta, quanto devo schiacciare, oh! Ma siamo proprio nel quartiere comunque, eh? Ma che figata, il quartierino.
Il rec center, la palestra. Ah, basta, ok. Spettacolo, ragazzi. Ah, scendiamo anche, figata. Cavoli, veramente devastante sta situazione. Che bello questo festeggiamento, veramente bello. Addirittura. This energy is amazing. Like, I'm gonna try to keep this short, all right? But everything we've been through, it makes this moment so much sweeter. And looking back on that moment when we won the NBA championship, it was incredible. I get chills for real just thinking about it. We are the champs, baby. We are the champs. And I'm telling y'all right now, we're gonna be here again. This exact same spot next June. Repeat, baby. We're bringing it back home. MVP. Miracle Man. 81 partite, 34,5 punti, 3,8 rimbalzi, 12,1 assist a partita. Matricola dell'anno, Miracle Man. Sesto uomo, D'Angelo Russell. Difensore dell'anno, Giannino. Giocatore più migliorato, Van Vliet. Ci sta. Allenatore dell'anno, e chi poteva essere? Cacchio, gli abbiamo fatto fare 72 vinte e 10 perse. Primo quintetto, Miracle, Harden, Briannino, Kawhi e Antonio Paesi. Il primo quintetto difensivo invece sempre alle Miracle, probabilmente anche per le palle rubate. Poi Oladipo, Giannino ancora, Leonard, Gobert, quintetto matricole, alle Miracle, Morant, Zion, Walden, che è appunto l'altro giocatore della storia principale di quella lì all'inizio, e poi Garland. MVP delle finali, Miracle Man, 4 partite, 37,7 punti, 22,7 assist, 3,3 rimbalzi. Questa è devastante. Ovviamente campioni, Los Angeles Lakers. Attenzione, la vedo male. Bene ragazzi, qui ci sarà parecchio da valutare. Io vi direi di lasciare assolutamente un bel like e un bel commento per questa stagione che è stata strepitosa e per come l'ho chiusa, dove ho cercato di dare veramente il massimo per me, per voi, per la squadra. Io ragazzi veramente quest'anno mi sono impegnato tantissimo e siamo a inizio febbraio, ho già finito la prima stagione, quindi vuol dire che comunque è andata abbastanza bene anche per quanto riguarda l'impegno sul gioco. Però ragazzi, mi raccomando, un bel like, un abbraccio forte a tutti e grazie per avermi seguito in questa avventura. E se volete vedere una nuova stagione, io ragazzi vi direi un bel like, un bel commentino e noi ci vediamo nel prossimo video. Grazie davvero a tutti. Bella.